Bentrovati, e proprio in quest'estate stavo intravedendo un dipinto della Santissima Trinità che qualcuno di voi ci ha inviato, lo guarderemo meglio tra qualche minuto. Intanto appunto buongiorno, grazie di contribuire anche alla puntata odierna di Just Today, nel cuore dell'estate. Noi abbiamo continuato le nostre dirette, lo sapete, ci siamo avvicendati, così come anche dall'altra parte dello studio. Per quel che riguarda le notizie ci avvicendiamo e ci avvicenderemo, la grafica la vedete, ma se volete lo ripeto il numero di telefono 331 737 8033, magari comunque è utile un appuntino, come fanno tanti anche uno scatto del monitor o del computer o del televisore. Noi oggi abbiamo, ve lo dicevo in anteprima, comunque da commuoverci sempre nel ricordo di Padre Pio attraverso testimoni privilegiati. Dopo la morte ieri del medico anestesista Giovanni Scarale, ha lavorato per Casa Sollievo della Sofferenza per 40 anni e vedremo anche come appunto l'ospedale gli ha dedicato, il sito Opera Padre Pio, parecchie righe, ma noi soprattutto abbiamo il nostro archivio prezioso che ci consente appunto di scoprire e riscoprire tante storie, tante vicende. Lui diceva: a Padre Pio devo tutto. E già, perché era un ragazzino quando poi ha cercato appunto di diventare medico. Intanto possiamo vedere direttamente dai nostri, grazie appunto a coloro che curano i nostri social e anche quelli del convento Padre Pio, le immagini che sono state scelte per ricordare con una nota quanto mai semplice ed essenziale ma intensa questo medico. I frati minori cappuccini si stringono al dolore della famiglia Scarale per la perdita di Giovanni, il medico che nella notte tra il 22 e il 23 settembre 1968 cercò di rianimare Padre Pio, che morì tra le sue braccia pronunciando le parole Gesù Maria. I confratelli di Padre Pio esprimono la loro più sentita vicinanza alla famiglia offrendo parole di cordoglio e preghiera. Eccolo, lo vedete, c'è anche naturalmente uno scatto dove lui sta a fianco di Padre Pio. Sembra un po' difficile, magari andiamo un pochino a stringere, perché lui è vestito tutto di bianco nella foto in cui è alla sinistra appunto di Padre Pio, e invece nell'insieme appunto scrollando si nota di più il profilo di un Giovanni Scarale come lo abbiamo conosciuto noi, ma ecco qui lo vedete proprio molto bene con il suo camice, ecco perché era giustamente stata scelta questa foto dagli archivi preziosi anche di Voce di Padre Pio naturalmente e del convento. Noi abbiamo avuto modo in diversi di intervistare il dottore, lo ricordavo anche ieri quando Leonardo Fania ci ha dato la notizia, per esempio nel mio caso non eravamo in studio e non siamo in studio neanche in questo stralcio del nostro archivio, quando Francesco Bosco lo ha portato proprio in quella cella numero 1, dove lui è accorso, dove lo hanno chiamato nel cuore della notte. Trovate naturalmente l'intero contributo nel nostro giacimento ormai di interviste e di tante preziose liturgie. Padre Pio TV, la pagina appunto YouTube a disposizione. Intanto sentiamo un dettaglio veramente semplice, essenziale e commovente. Incitai il padre a respirare. Padre respiri, padre respiri, ma sembrava che si fosse allontanato completamente dal mondo che lo circondava. Lui continuava a bisbigliare delle parole che in un primo momento non avevo capito, poi vidi che diceva e faceva scivolare lentamente tra pollice e l'indice della mano destra il rosario e diceva il nome di Gesù Maria, Gesù Maria. Non so quanto tempo durò questo, per me fu un'eternità, ero veramente addolorato, triste e poi avevo paura, lo ammetto, avevo paura. E allontanai momentaneamente la maschera dal volto del padre quando si avvicinò Padre Covino che somministrò l'estrema unzione. Dopo ripresi, all'improvviso il polso carotideo scomparve. Accennai alla gente che stava vicino che il polso era scomparso, ci fu un momento di trambusto generale. Trambusto generale, eh sì, poi ci sono dei racconti in cui si scopre appunto che tanti confratelli avevano quasi sgridato gli altri che erano accorsi immediatamente, i medici, pensiamo al dottor Gusso ad esempio, per non essere stati avvertiti. Sicuramente su quella nottata ci sarà ancora qualche dettaglio da scoprire, ma intanto vogliamo anche noi, proprio come operatori della comunicazione, ringraziare il dottor Giovanni Scarale, affidarlo appunto alla misericordia del Padre per quante volte è stato disponibile per noi. E come vi dicevo, un medico anestesista, e dunque l'opera Casa Sollievo della Sofferenza non poteva che dare con risalto la notizia sul suo portale. Non avevo mai preso in considerazione la possibilità che un giorno Padre Pio potesse lasciarci. Ecco, andiamo dunque direttamente a vedere la notizia, dove lo scatto scelto è un Giovanni Scarale già in pensione. Sì, abbiamo direttamente appunto lo spazio che se possiamo prendere in considerazione proprio dal nostro telefono di regia, dove arrivano le fotografie, il link, l'ultimo testimone della notte in cui il santo di Pietrelcina morì. E quindi è da qui che apprendiamo anche la notizia: i funerali saranno celebrati domani alle 9:30 nella chiesa di San Leonardo Abate di San Giovanni Rotondo. Apprendiamo che si è spento in realtà nel pomeriggio dell'altro ieri, 17 luglio, che appunto fu medico e anestesista dal 1960 per oltre 40 anni. Una delle sue ultime testimonianze anche ai gruppi di preghiera di Padre Pio per il 34° convegno nazionale, quindi proprio meno di un anno fa. Intanto noi vogliamo esprimere appunto il nostro sentimento anche di cordoglio a tutti i familiari, oltre che, come ho detto, la certezza che la misericordia di Dio e che l'illustre paziente dia una mano in questi momenti così importanti. Ma subito prima di dare la linea alla regia voglio anticiparvi che avremo, oltre a tante notizie, perché veramente in queste ore c'è da riepilogare una giornata, quella di ieri è veramente ricchissima di cose imprescindibili, di notizie importanti, ma poi abbiamo anche che urgono gli altri collegamenti in cui appunto riscopriremo cosa vuol dire vivere oggi a Palermo e riscopriremo anche delle realtà della Chiesa che magari non conosciamo a sufficienza. Intanto linea alla regia. E ancora una volta le ultime notizie ci porteranno negli States, ci porteranno alla grande campagna elettorale, che è diventata davvero anche in un certo senso grandiosa, per eventi assolutamente imprevedibili fino a poco tempo fa. Ce ne parla di questo e altro Leonardo Fania. Buongiorno, ben arrivato. Bentrovata Maria Pia, buongiorno, buongiorno ai nostri amici telespettatori. In realtà questa mattina partiamo dai fatti, potremmo dire quasi, di casa nostra, perché ieri ci siamo lasciati nell'ultimo spazio informativo con il discorso che la presidente designata Ursula von der Leyen della Commissione europea stava pronunciando nell'aula di Strasburgo alla presenza dell'Europarlamento prima della conta decisiva per la riconferma appunto alla guida della Commissione europea. Ebbene, subito dopo le 14 circa di ieri è arrivato il verdetto: von der Leyen rieletta, 401 i sì, decisivi i Verdi, e ci eravamo lasciati con il dubbio se Fratelli d'Italia, il partito più rappresentativo appunto delle elezioni europee italiane decidesse o meno di confermare il sostegno alla von der Leyen, ebbene Fratelli d'Italia ha deciso di votare contro. Strappo di Meloni, come titola l'Ansa. Le braccia alzate in segno di vittoria, il lungo applauso dei partiti europeisti, il sospiro di sollievo di Parigi e Berlino. Ha vinto lei, Ursula von der Leyen, ha vinto in maniera netta, ottenendo l'agognato bis alla testa della Commissione con 401 voti favorevoli, grazie al sostegno dei tre partiti della cosiddetta maggioranza Ursula, popolari, socialisti e liberali, ma grazie soprattutto ai Verdi. E adesso comincia il cammino in questo quinquennio che si preannuncia decisivo per le sorti dell'Europa e del mondo, a partire ovviamente dal cosiddetto grande piano verde, il New Green Deal, Green New Deal, oppure come qualcuno lo ha definito, che vedrà protagonista la Commissione europea e che la von der Leyen ha promesso di realizzare nei primi 100 giorni di mandato. Vedremo se questo sarà possibile. Sono arrivate però comunque gli auguri e le reazioni dei vari capi di Stato e di governo, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in un messaggio ha scritto: sono certo che con l'appoggio dei Paesi membri e sotto la sua guida l'Unione sarà in grado di superare le complesse sfide del presente, che richiedono più che mai un'Europa coesa e unita. E dunque, in un quadro segnato da sfide di dimensione sempre più globale, sono necessarie scelte coraggiose e comuni che consentano all'Europa di rafforzare il suo ruolo di attore fondamentale nello scacchiere internazionale, a tutela di quei valori di pace e sviluppo condiviso che ci uniscono. E ci eravamo chiesti dunque cosa avrebbe fatto il Presidente del Consiglio italiano. I 24 voti a favore, che poi conti alla mano non sarebbero risultati assolutamente decisivi per la riconferma o meno della Presidente von der Leyen, ma emerge un dato politico importante, fondamentale, che l'Italia, che è uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, ha deciso in qualche maniera di prendere un'altra rotta. Settimane di ragionamenti, convincimenti e dubbi avevano portato Giorgia Meloni, come scrive il Corriere della Sera, in una terra di mezzo tra il sì e il no, tanto da valutare una tormentosa astensione. A sconvolgere i pronostici dei più ottimisti è stato il passaggio del discorso di Ursula von der Leyen sul futuro ecologista dell'Europa. Dove ci sono socialisti e verdi non possiamo esserci noi. È il pensiero fisso a cui la Premier ha appeso il clamoroso rifiuto dei 24 eurodeputati di Fratelli d'Italia. Una decisione che, dicevamo, ridisegna il profilo politico di Giorgia Meloni, la collocazione europea dell'Italia, che aspirava ad una vicepresidenza di peso con incarichi esecutivi forti, importanti, ma che in qualche maniera vengono meno dopo questo voto. Vedremo ovviamente come la Presidente von der Leyen deciderà di riempire le varie caselle dell'Eurogoverno, e questo ovviamente lo racconteremo anche nelle prossime giornate, nelle prossime settimane. Ma andiamo negli Stati Uniti, Maria Pia, cari amici, come giustamente ricordavi tu, perché stiamo raccontando ormai quasi day by day, come direbbero gli americani, di questa convention repubblicana a Milwaukee, che ha definitivamente incoronato Donald Trump come concorrente nella corsa alla Casa Bianca contro Joe Biden, che, ricordiamo, è risultato positivo al coronavirus, le cui voci di rinuncia alla corsa presidenziale si fanno sempre più forti, sempre più insistenti. Qualche commentatore addirittura ha azzardato un'ipotesi di un comunicato ufficiale, di una rinuncia ufficiale del presidente Joe Biden nel corso di questa stessa settimana. Dunque nelle prossime ore staremo a vedere, però nel frattempo Trump ha accettato la nomination e ha rivissuto nella notte italiana ovviamente l'attentato in Pennsylvania della settimana scorsa. Non ne parlerò più, ha detto, sono stato salvato da Dio, sarò presidente presidente di tutta l'America, non per metà America. L'ex presidente è salito sul palco della convention di Milwaukee per un discorso, pensate, di un'ora e mezza, un record, e ha chiuso questo evento che è risultato essere anche planetario, vista anche la copertura mediatica offerta da tutti i paesi del mondo. Ha assistito la sua famiglia, la moglie Melania, i figli, i nipoti. Sono qui davanti a voi con un messaggio di fiducia, di forza e di speranza. Tra 4 mesi avremo una vittoria incredibile. Correrò per essere il presidente di tutta l'America, non per metà America. Accetto con orgoglio, con fede e devozione la nomination a presidente degli Stati Uniti. E poi Trump, come dicevamo, in questa ora e mezza ha raccontato quelli che sono stati i momenti più significativi dopo l'attentato in Pennsylvania. Il proiettile dell'assassino era a centimetri dal togliermi dalla vita. In tanti mi hanno chiesto cosa sia successo. Dirò esattamente cosa è accaduto. Non lo sentirete da me una seconda volta perché è troppo doloroso raccontare lo splendido caldo pomeriggio di Butler. Sono salito sul palco, tutti erano felici, ho iniziato un discorso molto forte, stavo parlando dell'ottimo lavoro fatto dalla mia amministrazione in tema di immigrazione. Mi sono girato verso destra, ero pronto a girarmi ancora un po', per fortuna non l'ho fatto. Ho sentito un sibilo e qualcosa mi ha colpito in maniera violenta all'orecchio destro. Mi sono detto: cos'è? Può essere solo un proiettile. Ho portato la mano all'orecchio, c'era sangue dappertutto, sapevo di essere sotto attacco. Gli agenti del Secret Service sono piombati sul palco, hanno corso un grande rischio per proteggermi. Il sangue era ovunque, ma mi sono sentito al sicuro perché Dio era con me, l'ho sentito. Nella pagina che state vedendo a tutto schermo dell'ADN Kronos poi trovate altri dettagli raccontati proprio dallo stesso Donald Trump a proposito di questo attentato. E per chiudere la nostra prima pagina informativa, Maria Pia, vogliamo cambiare totalmente argomento, totalmente tenore, perché siamo ormai a una settimana esatta dall'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi. Il 26 luglio prossimi la torcia si accenderà nella capitale francese e cominceranno i Giochi Olimpici. Sul giornale vi segnalo un'interessante intervista a Federica Pellegrini, che dopo 20 anni non sarà alle Olimpiadi. Io, bambina d'Atene, adesso sono una mamma. È il cerchio della vita. Pensare che dopo 2 decenni non ci sarò nella finale dei 200 stile libero mi fa sorridere. Vi segnalo questa intervista molto bella, molto interessante a Federica Pellegrini, che ripercorre anche le tappe della sua straordinaria carriera iniziata ad Atene 2004, quando era solo una bambina. Siamo ormai a 20 anni dopo. A te, Maria Pia. Grazie Leonardo, una pagina ricca e sicuramente le prossime ci daranno aggiornamenti ulteriori, anche abbastanza sorprendenti. Io per esempio tempo fa pensavo appunto alle Olimpiadi in Francia, poi ci sono state giornate anche con pessime notizie di attentati e non ci pensavo più, e invece questa mattina è rispuntata anche una campionessa come Federica Pellegrini. Tra l'altro possiamo in qualche modo anche mettere un filo vicino a Ursula von der Leyen e Federica Pellegrini, nel senso che sono tutte donne, così come tante altre ormai protagoniste delle notizie giorno per giorno, che hanno la famiglia come un altro pilastro. Non è solo la loro professione a renderle affascinanti, interessanti e da imitare. Ma adesso andiamo subito a uno spazio consueto delle nostre mattine, quello del Santo del Giorno. Bentornati e pace e bene. Oggi, 19 luglio, ricordiamo San Simmaco, Papa. Ascoltiamo. Nato in Sardegna in una famiglia pagana, Simmaco viene battezzato a Roma. Diacono della Chiesa romana, viene eletto vescovo di Roma il 22 novembre 498. Nello stesso giorno, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, è eletto un altro papa, il presbitero Lorenzo. Inizia così lo scisma laurenziano, legato ad una profonda frattura, quella tra Oriente e Occidente. Per risolvere l'intricata situazione innescata dall'elezione di 2 papi, si ricorre al giudizio di re Teodorico. il re stabilisce che il legittimo pontefice è Simmaco. Il primo atto del pontificato di Simmaco è l'indizione di un concilio per fissare le modalità di elezione del vescovo di Roma. I sostenitori di Lorenzo quindi accusano Papa Simmaco di corruzione. Il pontefice viene sottoposto a processo. Il re Teodorico convoca i vescovi per giudicare il Papa e il popolo si schiera a favore di Simmaco. Non si arriva ad una conclusione del processo, ma emerge il principio giuridico secondo cui il Papa non può essere giudicato da nessuno. Lo scisma termina nel 506. Simmaco muore il 19 luglio del 514 e viene sepolto a San Pietro. Quella in cui Simmaco visse fu un'epoca un po' particolare, vogliamo dire un po' triste della Chiesa, perché pensate un po', c'erano addirittura due papi. Perché si vennero a creare due papi? Beh, vicende storiche, ma alla base c'è la divisione, che è un elemento bruttissimo, soprattutto per quanto riguarda l'umanità e la Chiesa. Il Papa, la figura del Papa, perché abbiamo un solo Papa e non ne abbiamo più di uno? È una domanda interessante che può sembrare banale perché noi siamo abituati spesso a vedere un solo Papa e che quindi sappiamo che il Papa è uno. Ebbene, il Papa è uno perché Cristo a un uomo solo ha affidato la missione di custodire in questa maniera particolare la Chiesa e quest'uomo è stato San Pietro e poi a lui sono succeduti altri uomini che hanno avuto questo ruolo all'interno della Chiesa. E perché se ne viene a creare più di uno? Perché evidentemente viene meno la fede. Allora guardiamo Papa Francesco in questo periodo della nostra storia e preghiamo fortemente per lui affinché possa essere lui il legame, il ponte per tutti i cristiani. E se c'è qualcosa del suo ministero che non capiamo, non uniamoci a nessun tipo di critica, ma cerchiamo di scoprire la bellezza della voce di Papa Francesco e il suo voler curare tutte le anime per poter riuscire ad avere una grande Chiesa, una sola famiglia per Cristo e per i poveri. San Simmaco prega per noi. Andiamo subito a Palermo senza ulteriore prologo. Prima già vi ho detto cosa significa questo 19 luglio per l'Italia intera e dunque voglio immediatamente prima di tutto salutarlo, il nostro frate cappuccino ospite, Fra Mauro Billetta, che è in un luogo all'aperto di questa meravigliosa città, non solo siciliana ma italiana, mediterranea, francescana, aggiungi un aggettivo Fra Mauro, buongiorno. Pace bene, è densa di bellezza e di complessità perché insomma il quotidiano è abbastanza travagliato ma davvero la possibilità di andare oltre le apparenze e contemplare quella sintesi di cultura e sintesi di bellezza che ci viene proposta ogni giorno proprio dalla nostra Palermo e diventa forza per sognare, guardare avanti e sicuramente contribuire al processo di trasformazione, di crescita, di cambiamento. Ecco, tu sei protagonista, ma prima ancora di arrivare alle vostre belle iniziative a Danisinni, vorrei subito chiederti dove ti trovavi 32 anni fa, quando hanno ucciso Paolo Borsellino? Ero a Monreale, il mio paese natio, e la notizia mi è arrivata proprio come davvero un qualcosa di assurdo, inaudito. Siamo rimasti disorientati. Monreale attaccava a Palermo, quindi a pochi chilometri era successo un fatto che avrebbe segnato, insieme chiaramente anche alla strage di Falcone nell'autostrada avvenuta prima, ecco, avrebbe segnato la nostra storia, la storia dei giovani di allora che avevamo 22 anni, quindi significava per noi assumerci la responsabilità di un cambiamento perché testimoni credibili si erano spesi sino alla fine e poi l'anno successivo Don Pino Puglisi, maestro di vita, quindi chiaramente le provocazioni avevano bisogno di una risposta. Fra Mauro, subito però una domanda scomoda ti devo fare. Tu sicuramente, visto che avevi 22 anni, eri già inserito nella Chiesa, hai giudicato che non facesse abbastanza quando tu eri negli anni magari dell'adolescenza? Vi rendevate conto che ci voleva un impegno in più? Oppure viceversa hai vissuto con orgoglio anche la tua vocazione proprio per quello che la Chiesa faceva dal punto di vista civile? Allora, sicuramente ogni giorno sentivamo la responsabilità di quello che era un processo di trasformazione, di crescita della nostra Palermo e non solo, di tutta la terra di Sicilia. Diocesi di Monreale abbraccia territori come Corleone, San Giuseppe Iato, quindi sentivamo urgente la possibilità di annunziare il Vangelo e quindi poterlo vivere in modo credibile. Io ancora non ero in convento, sicuramente quei fatti e anche l'assassinio di Don Pino Puglisi per me segnarono una decisione importante di vita, cioè rispondere attraverso quello che è il cammino di consagrazione. Però ecco, come comunità ecclesiale, come giovani di allora, sicuramente c'era un grande fermento, quello che poi scaturì nella primavera di Palermo, un fermento che diceva che assolutamente il Vangelo doveva essere incarnato, non poteva rimanere su un piano dottrinale o comunque teorico, partire proprio dalla vita, dal quotidiano, per poi ecco, rivelare la bellezza di quello che è la nostra fede. A proposito di bellezza, vediamo anche qualche immagine con l'aiuto proprio di alcuni video che ci avevi segnalato di questo quartiere arabo che è Danisinni, in cui tu operi nella parrocchia dedicata a Sant'Agnese e la martire, immagino. Raccontaci un po', spiegaci queste immagini. Danisinni è un microcosmo, è un quartiere storico, un rione dalle radici arabe nel cuore di Palermo. Siamo a 800 metri dal Palazzo dei Normanni, quindi un luogo che per tanti anni è rimasto dimenticato dalle scelte politiche della nostra città e quindi anche dimenticato dalla gente. Non si sapeva più dell'esistenza di questo rione che è all'interno del grande quartiere della Sisa. E allora pian piano la comunità ecclesiale, 11 anni fa sono diventato parroco, ecco che si è sbracciata per far sì che quel luogo e quindi anche le persone che sono legate a quel luogo potessero avere il riconoscimento di un volto che era assolutamente misconosciuto, e quindi questo significa mancanza di servizi basilari per far sì che ci possa essere una qualità di vita buona. E la comunità parrocchiale, che da sempre è stata sensibile alle problematiche del territorio, a quel punto ha iniziato tutta un'opera di riqualificazione dei luoghi anche pubblici, per far sì che si potesse creare una sinergia legata appunto alla bellezza, alla cura del bene comune, alla cura insomma dei luoghi da abitare insieme. E quello che vedete ad esempio era la fattoria comunitaria, un luogo che ci è stato affidato da una famiglia, quindi di privati, e che attraverso l'ausilio, il lavoro dei parrocchiani, dei volontari, ma anche oggi delle persone che hanno la misura alternativa alla detenzione, è un luogo di cura, un'oasi paesaggistica all'interno della città. Quindi il rione oggi accoglie la città offrendo degli spazi di natura, degli spazi anche di gioco e di aggregazione che dicono che è possibile trovare risorse, trovare insomma qualcosa di assolutamente coinvolgente, bello, anche in contesti che altrimenti sarebbero stati etichettati secondo una nomea di periferia, insomma, che altrimenti non avrebbe nulla di interessante. Ecco, noi abbiamo anche potuto usufruire appunto di queste immagini attraverso un marchio che vedo che mi sembra significativo. Heroes never sleep è scritto, cioè gli eroi non dormono mai. Ma in realtà noi vorremmo che il nostro paese, come diceva un famoso drammaturgo tedesco, non avessero più bisogno di eroi che non dormono mai, perché ci vorrebbe un maggiore spirito civico, appunto, e di cittadinanza autentica, quindi con il suo corredo di legalità e di difesa della legalità a livello diffuso. Poi se uno vuole fare l'eroe magari lo può fare in un'altra maniera. Che ne pensi? Assolutamente. Noi sappiamo che il nostro processo di rigenerazione urbana si fonda sul contributo di tutti, non c'è il protagonismo di uno, bensì lo spirito di comunione che permette a ciascuno di dare il proprio contributo. Noi assolutamente rifiutiamo questo termine, non è una questione di un eroe singolo, ma una comunità che si assume la responsabilità dell'autenticità del Vangelo. Il cambiamento possibile all'interno della nostra città, ma non solo Palermo, è il frutto della parte, come diceva Don Pino Puglisi, a noi tanto caro, il contributo di ciascuno. Se ciascuno davvero fa qualcosa, ecco che pian piano ci sarà una nuova rifioritura. E la giustizia si realizza proprio così, a partire dalle piccole cose, responsabilità di ogni cittadino, e il nostro accompagnamento delle nuove generazioni è proprio in tal senso, cioè restituire il diritto al futuro, quindi possibilità di studiare, possibilità anche di sognare, coltivare i propri progetti di vita, ma al contempo far sì che i nostri ragazzi possano assumersi la responsabilità di una cittadinanza attiva. Un modo quindi di partecipare alla causa della giustizia, del bene comune, chiedendo anche riscontro alla pubblica autorità, alle amministrazioni locali. Cioè, c'è una logica di deresponsabilizzazione che in questi anni ci ha feriti, ci ha assolutamente anche rallentati in quel processo di crescita. Noi come comunità parrocchiale, anche i centri educativi del territorio, il centro Tau, abbiamo dovuto lottare per la riapertura di un asilo nido. Pensate, se non ripartiamo dai presidi educativi, partendo proprio dai primissimi anni di vita dei piccoli, noi non potremo avere dei processi di trasformazione efficaci, perché la logica attuale è una logica che si fonda su progetti spot che assolutamente non determinano crescita nei territori. Invece abbiamo bisogno proprio di un percorso che vede in un continuum la crescita appunto degli individui, che veda anche sicuramente il contesto dove vivono, e quindi ci si attivi per dare dei strumenti insomma basilari. Faccio un riferimento: noi abbiamo creato in parrocchia la biblioteca di quartiere perché i piccoli avevano bisogno di uno spazio dove studiare e anche un gruppo di educatori per essere accompagnati, perché la scuola non è capace, no? Capace, però voglio dire, non ha gli strumenti. Quando ci sono dei bimbi che crescono per strada, vengono diagnosticati insomma in modo anche sommario come iperattivi e quindi esclusi dal quello che è l'iter scolastico ordinario, che quindi non reggono la lezione frontale, ma questo non è che è un problema, cioè nel senso bisogna... Non racconti nulla di nuovo. Noi siamo contenti ovviamente che poi le responsabilità siano di fatto indossate da persone come i francescani, per cui magari i cittadini italiani verranno anche migliori rispetto a quello che accadrebbe se semplicemente le amministrazioni locali o lo Stato se ne occupasse. Però resta il fatto che troppo una Sicilia che, come sappiamo, è una regione a statuto speciale, che dispone di somme, di cifre, di finanziamenti imponenti, e forse la gente questo non lo sa, continui appunto a in qualche modo giustificare tante carenze. Ovviamente questo lo dico io, tu giustamente magari non vuoi puntare il dito, fai il tuo splendido servizio, però volevo dire a proposito di istituzioni che proprio c'è da commentare secondo me questa dichiarazione di una delle figure importanti del nostro paese in questo periodo, perché Carolina Varchi è segretaria di presidenza alla Camera dei Deputati in Commissione Giustizia, capogruppo, e aveva 8 anni. Ha voluto naturalmente ricordare, perché è palermitana, come si è sentita, come quel fatto ha cambiato la sua vita, e naturalmente diciamo i suoi accenti sono ancora più autentici rispetto ad esempio a quello che ha sempre raccontato Giorgia Meloni, che bene o male era a Roma, invece Carolina si trovava da bambina proprio a Palermo. Quindi Borsellino, che sappiamo aveva un impegno proprio non mascherato nell'ambito culturale di destra, ha lasciato una grande traccia. Noi oggi continuiamo giustamente sicuramente a dire a tutti, lo ricordiamo, lo conosciamo, la strage di Via D'Amelio, il metodo Falcone, il famoso follow the money, che poi Borsellino aveva già cominciato a insegnare anche agli altri in un'epoca in cui non era certamente facile appunto trovare le tracce di tanti cammini di morte e quindi arrivare a quei maxi processi che sappiamo. Secondo te, appunto, ritornando ai giovani, ai ragazzi, in questi giorni c'è stata un'altra assemblea da parte dell'Agenzia Italiana per la Gioventù, per 3 giorni un evento Legalità e Libertà. Cosa stanno imparando da Francesco d'Assisi? Che cosa veramente li può cambiare? Sicuramente uno spirito di fraternità, non di fratellanza che include alcuni ed esclude altri, secondo una logica di lobby di potere, lobby insomma in cui gli amici sono alcuni, no. La fraternità ci spinge a raccogliere tutti, nessuno escluso. E i giovani sono molto sensibili, devo dire, a quelle che possono essere le marginalità e quindi le ingiustizie sociali. Credo che la testimonianza di Francesco d'Assisi ci dia anche un rispetto di quella che è la gradualità della crescita. Oggi la fragilità personale, insomma, l'inadeguatezza, o meglio il bisogno di apprendimento che è proprio della crescita, viene in un certo qual modo stigmatizzato, deriso. Ci sono tanti fenomeni anche di violenza, mentre i giovani riconoscono che la fragilità, e gli viene restituita proprio dal nostro annunzio, è un elemento che fa parte della propria vita. Quindi Francesco d'Assisi dice: con umiltà, con il passo quotidiano è possibile crescere, è possibile costruire, è possibile scoprire anche il dono del proprio talento, la propria ricchezza personale, e quella di ciascuno viene a contribuire alla bellezza di tutti. Quindi fraternità proprio intesa come possibilità di riconoscere a ciascuno il suo. E questo credo che sia molto bello. Noi dobbiamo risentirci, Fra Mauro, perché non ho avuto modo di spiegare bene tante cose che state preparando e che avete già vissuto, e soprattutto perché noi vogliamo mantenere veramente un filo sempre tra noi e la Palermo splendida di tutto quello che abbiamo detto all'inizio. Grazie dunque a Fra Mauro Billetta. Grazie. Ovviamente lo trovate sui social, trovate un'infinità di materiale su Danisinni e ci sentiamo uniti oggi in particolare. Pace e bene. Sempre. Sì, pace e bene. Sì. Lì nella pace regia. Bene a voi. Buona missione quotidiana. Grazie. Pace. Non è tempo di trascurarvi, anche se abbiamo fatto una lunga e bella chiacchierata con Fra Mauro, che ringrazio ancora. Approfitto ovviamente per mandare un saluto affettuoso a tutti i francescani, che siano essi con il saio oppure no, che agiscono nel nostro vivere civile proprio come un seme meraviglioso che ci fa sperare. Intanto, dicevo, non voglio trascurare il vostro contributo. Cominciamo con una foto in notturna, che è una foto veramente molto molto bella e anche suggestiva, perché c'è una luna piena e arriva dalla Liguria. La Liguria è piena di scorci poetici meravigliosi. Qui non siamo proprio in quella zona, ma siamo verso ovest, ovvero a Verezzi. Eh già, perché in provincia di Savona non abbiamo solo la celebre Varazze, abbiamo anche appunto Verezzi. Un grazie di questa veduta inviata da un nostro telespettatore, che però non si è palesato. Guardate che bella. E invece andiamo anche a qualche ora precedente, a quanto sembra, e scendiamo al nostro sud, in particolare in Calabria, con il tramonto su Monte Sellaro visto da Villa Piana Lido in provincia di Cosenza. Giuseppe, molte grazie e complimenti per aver colto proprio il momento più bello dal punto di vista spettacolare di questo tramonto, perché c'è una collina che appunto fa da quinta al sole. E poi abbiamo ancora un buongiorno dalla Sicilia attraverso una specialità Devo dire che questa proprio è una cosa meravigliosa che sto vedendo, peccato non poterla gustare, la granita alla fragola, vedo che c'è anche una brioche, c'è la panna, veramente non vi fate mancare nulla e soprattutto ingolosite chi già è goloso, ahimè, cioè la sottoscritta, ma spero di non essere l'unica. Complimenti, complimenti per tutte le vostre specialità. Oggi appunto abbiamo parlato di Sicilia per i grandi valori, per tante situazioni e suggestioni, ma quelle della gastronomia non possono mancare. Scorro ancora un po' tra i vostri scatti, vi avevo accennato, eccolo qua infatti, a questa immagine, un dipinto della Santissima Trinità che si trova nella grotta santuario di Valle Pietra. E siamo, da quello che vedo, a pochi passi da Roma. No, pochi passi no, perché anzi aggiunge l'autore che siamo al confine tra Lazio e Abruzzo, a 1337 metri sul livello del mare. Bellissimo, grazie. Dipinto della Santissima Trinità, santuario di Valle Pietra. E la domenica dopo Pentecoste i pellegrini con le loro compagnie vengono in visita a piedi dai paesi e hanno lo stendardo con l'immagine trinitaria. Bellissimo, grazie. C'è anche un tramonto che ci riporta in Sicilia, mentre il nostro collega agevola anche l'arrivo del prossimo ospite. Vediamo l'ultimo scatto con dei fiori in primo piano da Trappeto in provincia di Palermo. Siamo di nuovo appunto alla splendida Sicilia. Una piccola pausa nel senso del contributo quotidiano della storia prima di svelarvi chi è il nostro prossimo ospite. Okay. Facciamo entrare in diretta. «19 luglio 1943. Gli alleati bombardano Roma». Mentre Mussolini è a Feltre per incontrare Hitler e tentare di proporgli inutilmente l'uscita dalla guerra, nella capitale l'allarme antiaereo suona alle 11:02. 660 fortezze volanti B-17 e B-24, scortate da 268 caccia, volano sulla città eterna. I piloti dell'aviazione alleata del Mediterraneo, guidati dal generale statunitense James Doolittle, hanno per obiettivo la distruzione dello scalo merci di San Lorenzo e degli altri scali ferroviari dello snodo sudorientale. L'area presa di mira, tuttavia, si trova a ridosso di quartieri popolari densamente abitati. Le 4.000 bombe sganciate nell'incursione, un migliaio di tonnellate, piombano sulla Basilica di San Lorenzo, sull'Università La Sapienza e sulle case, uccidendo 3.000 persone e ferendone circa 11.000. Altre 40.000 rimangono senza tetto. Arriva Pio XII. Circondato dai romani che lo applaudono e gridano pace, benedice tutti. Arriva anche il re, ma la popolazione lo copre di insulti. La caduta del regime è vicina, mancano solo 6 giorni al fatidico 25 luglio. Eccolo con noi, è il vicario generale dei Teatini. Ieri avete seguito la celebrazione, immagino, e vi avevo detto che a presiedere alle 7:30 proprio nei luoghi di San Pio, padre Marcelo Rubia, anzi Raul Rubia, non voglio toglierle parte del nome. Lei è di nazionalità spagnola o latinos? Latinoamericano, sono argentino, sì. Argentino, allora cominceremo subito la nostra chiacchierata dal Papa. Benissimo. Quando l'hai incontrato l'ultima volta? L'ultima volta nel 2022, quando abbiamo finito il nostro capitolo generale e ha fatto l'udienza per rivolgerci un saluto al nuovo governo e lasciarci il messaggio proprio per continuare con la nostra missione, no? Dunque a gennaio del 2022. Papa Francesco ha scoperto Padre Pio tantissimi anni fa, e lei quando? Io l'ho scoperto tanti anni fa da una delle suore che lavoravano in un ospedale a La Plata, in Argentina, figlie della misericordia, ma nel diretto, nel contatto immediato con la figura l'ho scoperto qua, venendo a fare 2 anni fa esercizi per prima volta alle suore dell'Immacolata di Santa Chiara. Perché fin quel momento c'era un'idea un po' nebbiosa della figura, sì, un santo vicino, cercato dalle persone, però la portata dell'opera e il modo in cui si è spronato come persona e come religioso, finché non sono arrivato qua non l'ho trovato. E la scoperta più importante ce la dirà subito dopo la pubblicità. Benissimo, grazie mille. A tra poco. E vediamo se stavolta lo dico bene. È qui con noi padre Marcelo Raul Zubia, argentino di Buenos Aires. Ah, quindi proprio abbiamo già detto della sua vicinanza, naturalmente non solo istituzionale, a Papa Francesco. A questo punto magari condividete anche il tifo per la squadra del San Lorenzo? Di quello meglio non ne parliamo, perché io non sono avversari. Ma io lei ama il calcio. Sono tifoso di Independiente, che se San Lorenzo sono i santi, indipendenti sono gli altri. Ah. Non amo tanto il calcio, non come Papa Francesco. Mi piace, sì, però non sono un tifoso fanatico. Diciamo. Adesso stavamo appunto e rientriamo sul discorso che avevamo cominciato a fare anche della sua presenza qui per gli esercizi spirituali, e dunque immagino che la sua traccia abbia un pilastro nel fondatore dei teatini, di cui lei ci dirà, ma anche su Padre Pio, perché lei ha detto che lo conosce bene, e stavo per chiederle qual è stato, venendo qua, l'elemento che maggiormente ha scoperto e che è prezioso per la sua vita. L'umiltà di Padre Pio, il modo in cui egli si è fatto sempre seguace dell'obbedienza religiosa, senza destare nessuna perplessità oltre, sempre continuando sulla stessa scia e accettando con dolore ma con devozione tutto quello che le avveniva, no? Dunque per me quello che mi attira di Padre Pio è questa umiltà, questa obbedienza, cioè la fedeltà fino alla fine, no? Credo che per i religiosi, soprattutto in questo tempo, sono delle virtù che dobbiamo apprendere e sviluppare, no? E qui stavamo anche intravedendo appunto questo bel sito dei chierici regolari teatini, San Gaetano d'Atiene. Il fondatore, 500 anni da quando state celebrando? Noi abbiamo cominciato il 14 settembre 2023 a celebrare l'anno giubilare, che concluderà questo prossimo 14 settembre 2024 nell'altare della cattedra di San Pietro e nella Basilica Papale di San Pietro in Vaticano. E riguarda un riconoscimento formale di un Papa o riguarda qualcos'altro questo giubileo? Perché il giubileo ha a che fare con la grazia del ricordo e del vissuto dei teatini lungo questo tempo, no? Perché in San Pietro e il Vaticano? Perché lì siamo nati noi. San Gaetano e i 3 compagni hanno dato vita al nostro ordine professando davanti al delegato pontificio nella Basilica di San Pietro, nell'altare della confessione di San Pietro. Allora perciò noi abbiamo voluto tornare lì per ricominciare, no? Cosa vuol dire questa frase, senza più regola dell'amore? Bene, come si capisce quello è riferito alle suore teatine, questo è un monito della fondatrice delle teatine che appunto prende spunto della spiritualità teatina fondata sull'amore divino, il puro amore di Dio, no? No, senza più regola, che l'amore vuol dire non mettere l'accento sulle norme giuridiche, ma guardare le norme da questa dinamica. Allora posso citare qualche santo un po' più indietro che diceva, cioè, ama e fa quello che vuoi, che a noi piace tanto, non certo. So, immagino lei capisca perché. Che ha a che fare con il Vangelo d'oggi, no? Il figlio dell'uomo è signore del sabato, dunque non restare sulle norme, non restare sulle abitudini, ma sviluppare l'amore, no? Il mondo in cui la malattia e l'oscurità sembrano prevalere, ci sono persone eccezionali che dedicano la loro vita a portare luce e speranza a chi ne ha più bisogno. E qui parlate anche di un talentuoso direttore musicale. Insomma, avete tantissimi carismi. Sì, beh, e questo dell'assistenza ai malati è proprio di San Gaetano pure. San Gaetano ha contribuito a fondare l'ospedale degli incurabili, allora ospedale degli incurabili di Venezia, ha collaborato con l'ospedale di incurabili di Vicenza e con quello di Roma, no? Quando noi ne parliamo degli incurabili, parliamo di quelli malati dalla sifilide, no? Nel XVI secolo, che erano incurabili non perché nessuno voleva curarli, no? E allora nessuno faceva attenzione. No, inguaribili, noi infatti distinguiamo una cosa inguaribile e una cosa incurabile. Certo, in questo caso non soltanto perché non c'era la medicina, il remedio, ma perché nessuno capiva come assistere loro, no? È molto bello quello che lei subito ci racconta in una maniera veramente anche a piccoli, come dire, piccoli bocconi della vostra realtà. Però noi amiamo anche far conoscere ai nostri telespettatori l'altra faccia di voi figure istituzionali. Del resto ho visto appunto la sua semplicità, il suo stile, ecco, da simile a quello di Bergoglio e quindi mi sono sentita un po', diciamo, la licenza di colloquiare con lei quasi non pensando alla figura istituzionale che lei rappresenta. Bene, ma naturalmente voglio darle modo anche di continuare a raccontarci invece la vostra realtà proprio nel senso dei grandi numeri, dei grandi risultati o di quello che lei preferisce. Bene. I teatini abbiamo 500 anni di vita, però non siamo tanti, mai siamo stati in tanti, perché questo è voluto dai nostri fondatori. Loro volevano, per essere modello, esempio, guida del clero secolare, che ci sia una buona selezione dei candidati, dunque insistevano con non essere molti, perché per loro il numero grande non aiutava a condurre la disciplina, no? Certo, noi siamo stati un po' perseguitati durante l'epoca napoleonica, durante i governi europei del despotismo illustrato, no? Del regalismo, liberali, e allora ci hanno soppresso, ci hanno tolto delle case, siamo stati più ridotti. Anche voi. Siamo stati sull'orlo della estinzione all'inizio del XX secolo, il Papa San Pio X ci ha uniti con altre congregazioni, due congregazioni spagnole, i figli della Sacra Famiglia che poi si sono indipendizzati un'altra volta, e quelle di Maiorca di Sant'Alfonso Maria di Ligorio. E con questo abbiamo avuto un nuovo slancio, no? E una nuova crescita che ci ha portato avanti lungo il XX secolo. E in quanti continenti siete ora? Europa, America del Nord e America del Sud. Europa siamo Italia, Spagna, Portogallo, America del Nord, Stati Uniti e Messico, e America del Sud, Colombia, Brasile e Argentina. E lei nella sua vita come ha incrociato i teatini a Buenos Aires e da quando erano appunto in Argentina? I teatini sono arrivati in Argentina nel 1946. Quindi tempi recenti quasi. Recentissimi. La devozione a San Gaetano invece è dal 700. L'ha portata Maria Antonia de Paz e Figueroa, che l'11 febbraio di quest'anno è stata canonizzata da Papa Francesco. Lei, nel tempo della soppressione dei Gesuiti, portava avanti gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio. Ha creduto, tra virgolette, che San Gaetano era gesuita e lo ha portato come un santo di riferimento devozionale per gli esercizi. Magari questa è materia per scherzarne con Papa Francesco, tanto, immagino. Tanto. Ci dica qualcosa che vi siete detti in merito. Perché tra i gesuiti e i teatini all'inizio non è corso buon sangue, no? Uno dei nostri fondatori è Papa Paolo IV, Gian Pietro Caraffa, voleva limitare lo sviluppo dei gesuiti, perché questa idea del numero limitato, vedendo che i gesuiti erano tanti, per lui faceva rumore, no? Cioè, voleva che fossero di meno, che pregassero come tutti i religiosi col coro, mentre Sant'Ignazio aveva uno slancio missionario. Allora Papa Francesco, sempre che ci vede, ci dice: «Ehi, Tiatini, Gian Pietro Carafa, noi non c'eravamo così amici». Però, oltre questi scherzi, in verità, Tiatini gesuiti nel tempo ci siamo ritrovati, no? Sia perché noi, la maggioranza di noi, ci siamo formati dai gesuiti ultimamente, sia perché collaboriamo in altri modi, no? E adesso le posso chiedere anche del suo rapporto con i francescani, in particolare coltivato anche qui, immagino, a San Giovanni Rotondo. Lei dovrebbe sapere che i Tiatini hanno rifugiato i fondatori dei Cappuccini quando loro sono usciti dai conventi francescani dell'epoca per fare la riforma dell'ordine francescano. Luigi Frossombone, Matteo D'Abaggio si sono rifugiati dai Tiatini di Venezia. Gli amati, certo, cappuccini marchigiani, lo dico perché sono mezza marchigiana, li avete salvati voi. In qualsiasi modo sì, perché loro dopo hanno intervenuto in favore dei cappuccini per essere riconosciuti, perché loro siano riconosciuti. Dunque c'è un legame spirituale intorno alla povertà con i cappuccini. La povertà è la riforma della Chiesa, no? Perciò ci teniamo anche a questo contatto con Padre Pio, no? O lo tengo io personalmente, no? Perché ha questo innamoramento da quella dinamica di riforma che anche carismaticamente è nostra. Lei naturalmente per il suo ruolo immagino viva normalmente a Roma, sì, però la sua Buenos Aires la conosce bene. Mi racconti qualcosa che denota come sono devoti di Padre Pio i bonaerensi? No, ci sono, dappertutto ci sono i gruppi di preghiera di Padre Pio. Questo... Dicevo, magari anche un episodio diverso dal consueto. Nel senso... Per esempio con queste suore dell'ospedale di San Giovanni di Dio a La Plata, il modo in cui da questi gruppi di preghiera si sono formati dei volontari che assistevano i malati, quei malati di quell'ospedale erano infetti contagiosi, pneumonologici e cardiaci, dunque a rischio totale, no? Allora la presenza di Padre Pio in quell'ospedale portava sollievo a quei malati, no? Guidati dalle suore, ma anche dai volontari che alla stregua di Padre Pio si avvicinavano al sollievo degli ammalati. Molto bello che abbiamo avuto anche veramente una grazia di poter parlare dei Camigliani a inizio settimana, domenica, certo, perché era la solennità, e quindi ritorniamo. Poi oggi abbiamo parlato di Casa Sollievo anche per un addio di un medico che è stato vicino a Padre Pio proprio negli ultimi istanti della sua vita, il dottor Giovanni Scarale, e adesso lei che con il suo stile meraviglioso comunque ci fa capire quanto aiutate anche chi sta male nel corpo, certo, e questo è molto importante. Buon rientro a Roma, spero di rivederla qui a San Giovanni quanto prima. In principio l'anno prossimo, alla fine di agosto, verrò per gli esercizi spirituali un'altra volta. Bene. E anche per manifestare la mia devozione al Padre Pio, no? Io conosco i Tiatini dalla nascita, perché i Tiatini erano nella parrocchia del mio quartiere, ho studiato con loro. Come si chiama la parrocchia? Chi è intitolata proprio Sacro Cuore. Ah, Sacro Cuore, no? Bene. Dunque, da qui anche questa devozione per tutto quello che ha a che fare con le persone che sono in situazione di disagio, che è quello che anche qui si vede come grande opera del Padre Pio, no? Seguire queste orme del Sacro Cuore che ci fanno capire che dobbiamo avere delle viscere di misericordie per chi soffre, no? Grazie, grazie davvero. Grazie a lei. Avrei voluto farlo parlare anche tanto ancora, ma il nostro programma, come tutti del resto, i certo, mezzi di comunicazione a volte deve tagliare. Spero di non aver tagliato qualcosa di troppo importante. No, no, lei è stata molto cortese, garbata, e ha puntato ai nodi giusti. Grazie, grazie. Intanto andiamo in regia e poi cambiamo completamente atmosfera, perché arriveremo a una rubrica di consigli in cucina, consigli freschissimi in questa estate. Contrariamente al suo aspetto molto appariscente, oggi lavoreremo un ortaggio che in realtà è molto delicato ed ha una coltivazione non semplice, motivo per cui nei banconi dell'orto frutticolo il suo costo è leggermente superiore agli altri ortaggi. Di che cosa stiamo parlando, chef? Stiamo parlando del peperone. La bella stagione ce ne offre tantissimi e oggi prepareremo un piatto davvero gustoso. Siamo pronti? Bene, allora andiamo in cucina. Stiamo per preparare un piatto freschissimo, una calamarata con una crema di peperone giallo, della pasta di salsiccia e una granella di pane e mandorla tostati. Vediamo come si fa. Iniziamo col pulire i nostri peperoni. Privandoli della parte interna e degli eventuali semi presenti. Tagliamo i peperoni a pezzettoni e facciamoli lessare. Mettiamo a lessare i nostri peperoni e nel frattempo prepariamo la granella di pane tostato e mandorle. Del pane raffermo lo andiamo a tagliuzzare a pezzi ancora più piccoli, ci vorrà un po' di pazienza. Se abbiamo un frullatore possiamo farlo anche con un frullatore, l'importante è che non venga come un pan grattato. Al pane aggiungiamo le mandorle senza tagliuzzarle, le schiacciamo solo così. Ovviamente le mandorle sono state tostate precedentemente. Un po' di pepe. Un filo d'olio. E un pizzico di sale. Mescoliamo e inforniamo a 170 gradi per circa 10 minuti. Mentre i peperoni stanno cucinando, prepariamo la nostra base. Un filo d'olio in una padella, uno spicchio d'aglio, una foglia d'alloro. Facciamo rosolare l'alloro con l'aglio e aggiungiamo la pasta di salsiccia. Facciamo rosolare la salsiccia. Una volta che si sarà rosolata bene dalla parte esterna, la andiamo a sfumare con del vino bianco. Abbassiamo la fiamma, facciamola continuare a cuocere aspettando che evapori tutto il vino e una volta cotti i peperoni li andremo a frullare con l'aiuto di un frullatore e aggiungeremo la crema di peperone giallo alla salsiccia. Pronti a tirar via i peperoni dall'acqua? E apprezziamoci a frullarli. Aggiungiamo la nostra crema di peperoni gialli alla salsiccia che si è rosolata. Regoliamo con del pepe, del sale e lasciamo cuocere per circa un quarto d'ora. La crema di peperoni si è ristretta. Andiamo a cuocere la pasta, la nostra calamarata, per circa 3 o 4 minuti, per poi insaporire il tutto e completare il piatto con la granellata di pane e mandorla. La pasta è cotta, tiriamola via dall'acqua. Andiamola a insaporire con la crema di peperone. I peperoni appartengono alla famiglia delle solanacee, sono tra gli ortaggi più amati della stagione estiva. Presentano un buon contenuto in acqua, infatti circa il 93% è rappresentato da acqua, un buon contenuto in sali minerali e vitamine. Tra i sali minerali ritroviamo il fosforo, il potassio, il magnesio, il ferro e il calcio. Tra le vitamine la più abbondante è la vitamina C. Ne esistono di diversi colori, abbiamo il peperone verde, giallo e rosso. Ovviamente il peperone rosso è il peperone più dolce e più ricco in vitamina C, ma non solo, anche di licopene e beta-carotene. La vitamina C è una vitamina termolabile, ciò significa che alle alte temperature tende a disattivarsi e infatti per preservare al massimo la vitamina C dovremmo consumarli crudi, ma i peperoni spesso sono poco digeribili. La scarsa digeribilità è dovuta a un complesso fibroso che riveste la polpa e infatti per migliorare la digeribilità dei peperoni e per preservare la vitamina C è consigliabile l'utilizzo di temperature un po' più basse, tipo una rapida bollitura o una cottura a vapore. Sono degli ortaggi poco calorici, apportano circa 30 kcal su 100 g di prodotto. Apportano diversi benefici all'organismo, oltre a essere diuretici e depurativi, vanno a sostenere insieme alla vitamina A presente all'interno l'apparato cardiovascolare, riducono la ritenzione idrica e il gonfiore intestinale. Pronti per impiattare? Calamarata con crema di peperone giallo, pasta di salsiccia, granella di pane e mandorla. Buon appetito! Ricetta estiva semplice da preparare ma molto gustosa, non vi resta che provare a replicarla a casa. Spero che questo piatto rinfrescherà le vostre estati, continuate a seguirci. E ci vediamo alla prossima ricetta. Eccoci, sì, eccoci. Allora, piccolo errore tecnico da parte dei microfoni che adesso ovviamente prontamente risolverà Maria Pia insieme ai nostri tecnici. Noi prendiamo giusto la linea per ricordare una figura importante a un anno dalla scomparsa. Sto parlando di Andrea Purgatori che il 19 luglio del 2023 ci lasciava dopo una malattia rapidissima che è ancora al centro di una vicenda legale complessa che oppone la famiglia ai medici. Dunque il ricordo di un collega giornalista a un anno dalla sua scomparsa. E a proposito di dolore, è grande il dolore che ha colpito la comunità di Marcon, siamo in provincia di Venezia per una notizia davvero tragica, non la prima volta che succede perché una bambina è morta in auto dimenticata dal papà, purtroppo è una notizia tremenda che ha in qualche maniera sconvolto anche la cittadina di Zerman, siamo in una frazione di Mogliano Veneto, dove il papà di questa bambina doveva fermarsi per affidare la piccola ai centri estivi, come faceva ogni giorno prima di raggiungere appunto la ditta. Purtroppo durante il viaggio ha diretto l'auto verso l'azienda, dimenticandosi di avere la figlia minore sul sedile posteriore. La scoperta purtroppo alcune ore dopo. Le temperature roventi di questi giorni hanno fatto sì che l'abitacolo diventasse davvero un forno, e purtroppo alle 13, l'ora della scoperta della tragedia, non c'era più niente da fare e il papà purtroppo è stato ricoverato in ospedale in stato di shock assieme alla mamma. Davvero una notizia tremenda. Prendo giusto un altri 30 secondi, Maria Pia, per una notizia di tutt'altro carattere, per chiudere il nostro spazio informativo quotidiano, che vede protagonista la donna più anziana di Bergamo, Tonia, 110 anni, il mio segreto altro che dieta, prego sempre, ma non ho mai visto il mare. Vi segnalo questa interessante intervista ad Antonietta Franchini di Santomobono Terme in Valle Imagna, la più longeva della provincia di Bergamo, lucidissima, memoria di ferro, mangia di tutto e beve tanto caffè. Il mio segreto? Recito le preghiere al mattino e alla sera e il rosario una volta al giorno. Non sia magari forse la signora Tonia una nostra fedele telespettatrice eventualmente, che venissimo citati proprio in questo senso. Io ringrazio chi ci ha appena scritto, che ci ringrazia perché facciamo una compagnia serena in queste giornate e settimane, e naturalmente è doveroso anche lo spazio dell'informazione anche quando ci rattrista. Ti ringrazio Leonardo, come sempre puntualissimo e naturalmente anche molto esaustivo. C'è un'altra notizia di cui mi piaceva parlarvi, ma non so se riusciremo a fare in tempo con il collega direttore di Italian Times Alfonso Dell'Erario. In ogni caso, per ora è il momento della regia. Ha sbagliato? Non ha sbagliato? Ovviamente abbiamo il parere del nostro Alfonso Dell'Erario, direttore di Italian Times, che ci preme conoscere riguardo a quello che ha fatto Giorgia Meloni ieri in sede europea. Però ti lascio poco tempo perché parliamo anche dei commissari, ci interessa di più. Buongiorno, bentornato. Buongiorno, buongiorno, grazie. Io credo che abbia sbagliato, perché in Europa bisogna esserci e bisogna esserci, tu rappresenti, qui tutti stanno facendo la differenza tra Meloni capopartito e Meloni Presidente del Consiglio. Ecco, come Presidente del Consiglio e anche secondo me come partito di maggioranza relativa, cardine della maggioranza di governo, era meglio se appoggiava e votava la Commissione europea. Poi è anche possibile che una decina di voti cosiddetti di cortesia a Ursula von der Leyen siano arrivati da Fratelli d'Italia nel voto segreto. Le due, la Presidente e la Premier italiana, conservano un rapporto che hanno costruito in questi anni. Certo, la situazione, cioè, bisogna distinguere dalle cose politiche. Le cose politiche significa che Salvini l'ha scavalcata a destra e lei ha timore di perdere il contatto con la sua base, e tutto questo anche in previsione delle elezioni di Trump negli Stati Uniti. Certo, giusto. E lei si vuol tenere un po' le mani libere. Detto questo, l'elezione di Trump poi cambia di molto lo scenario. Sì, poi ne riparleremo. Adesso, come ti dicevo, abbiamo poco tempo e concentriamoci anche sugli altri. Raffaele Fitto, questa figura di politico e di gran commì ormai, starei per dire, dello Stato italiano, che cosa intravede? Sarà valorizzato come molti pensano, oppure si dovrà accontentare? Ma guarda, il punto è questo. L'Italia come paese fondatore e come seconda manifattura d'Europa ha diritto a un commissario importante. Che sia Fitto mi pare assodato. Sicuramente non sarà vicepresidente esecutivo della Commissione e quindi non entra nella cabina di regia della Commissione europea, e questo è un limite, è un problema. E invece per chi magari entra in uno scenario sotto i riflettori in maniera inaspettata, che previsioni fai? In che senso? A chi ti riferisci? No, se c'è qualcuno appunto che magari in questo momento non ha la nostra attenzione e che dovrebbe fare qualche esploit a livello sempre di ruoli importanti. Ma lì si parla anche di quote rosa, no? Perché la Commissione deve avere quote rosa. Allora se Fitto non avesse un dicastero importante, un commissario importante, un ruolo importante, si parla anche di Letizia Moratti come possibile, come dire, non sostituta, ma insomma come possibile indicazione da parte del governo italiano, cosa che soddisferebbe anche l'esigenza di avere delle donne nella Commissione. E ti volevo anche far commentare questa notizia che è un po' sfuggita in mezzo a tante di rilievo internazionali più importanti, cioè la Morselli, che è stata AD dell'Ilva, è addirittura indagata adesso per associazione a delinquere in quanto non avrebbe ottemperato nel suo lavoro gli obblighi delle norme per preservare l'ambiente. Insomma, la povera Taranto ha sempre notizie drammatiche da affrontare. Sì, l'Ilva è un grandissimo pasticcio, purtroppo si tratta di era la più grande, come il più grande stabilimento siderurgico d'Europa, e per una serie di motivi, di errori, così è stato distrutto. Certo, il problema ambientale esiste, ma non si può, io conosco personalmente la Morselli, è una donna integerrima, ma se non è riuscita a, come dire, a ottemperare a degli obblighi non è colpa sua, cioè, il problema è che lì c'erano il risanamento è stato procrastinato negli anni, perché per risanare il sito di Taranto ci vogliono capitali enormi. E quindi ti sento un po' ripetere un refrain che del resto è però l'essenziale di questo problema, di questa risorsa che rimane comunque ferma. Uno dei paradossi della nostra Italia. Grazie Alfonso, come sempre è un piacere per la tua chiarezza averti ospite, oltre che per la tua indubbia competenza, ma non sta a me dirlo. Intanto a presto, e sicuramente avrete capito che siamo addirittura d'arrivo. Non so se ho il tempo di mandare in onda Don Francesco Armenti e il suo Dritto al Cuore. Lascio appunto al buon cuore della regia decidere, altrimenti sì. E allora intanto io vi saluto e vi ringrazio. Domani un'altra puntata. Devo dirvi che è un bel libro questo sulla Madonna, scritto da Paolo Kurtaz, un grande scrittore di spiritualità contemporanea, titolato Maria con i piedi per terra. Francamente, quando l'ho acquistato, ho iniziato a leggere le prime pagine, mi sono un po' indispettito, perché leggevo certe considerazioni che mi sembravano un po' contro il nostro modo, ma anche il mio modo di amare la Madonna. Ma poi, riprendendolo dopo qualche settimana, ho letto invece, senza prevenzioni, alcune pagine iniziali, e mi sono reso conto invece che Paolo Kurtaz racconta veramente chi è la Madonna, semplicemente a partire dal Vangelo, semplicemente dicendoci che Maria non va distaccata da Cristo, ma lo fa nel suo modo intelligente, nel suo modo anche provocatorio per alcuni aspetti e nel suo modo anche, come dire, sfizioso, quindi chi vuole può tranquillamente prenderlo e leggerlo. E poi è interessante questo testo perché la figura di Maria, chiaramente legata a Cristo, la figura di Maria e della Madonna del Vangelo, poi viene anche a confrontarsi non solo con l'esperienza personale dell'autore di Paolo Kurtaz, con la sua esperienza umana, la sua esperienza di fede, la sua esperienza di annunciatore della parola di Dio, ecco, testimone di una spiritualità forte, ma lo fa anche perché, è importante questo, Maria può illuminare la vita, Maria può illuminare la società, Maria può illuminare le problematiche che noi viviamo oggi, non quelle di ieri, che noi viviamo oggi, proprio perché i testimoni della fede, i testimoni del Vangelo non passano mai. Il Vangelo ha sempre qualcosa da dire nel tempo in cui è pronunciato, nel tempo in cui fatemi passare questo termine, nel tempo in cui la parola di Dio si incarna nella mia vita e nella tua vita. Allora ci vediamo domani sempre, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!